Ma di cosa stiamo parlando? Per chi mi segue su Instagram, e se non siete iscritti, mi raccomando, andate a iscrivervi. Ve l'avevo detto, questo era uno dei miei sogni, dei miei obiettivi nel 2024, e siamo qui, ci siamo riusciti. Questa è la moto campione del mondo 2023 con Alvaro Bautista, Ducati 4R Superbike. Ma perché dico questo? Come ben sapete, la moto è del team Go11, che ringrazio tantissimo, ma in ogni caso, anche come nel mondiale MotoGP, nelle Superbike le differenze tra privati e ufficiali non esistono praticamente più. Le uniche cose che veramente cambiano sono ingegneri, tecnici, la quantità a disposizione di personale, quindi il componente umano. La parte tecnica la guardiamo dopo, ma vi voglio solo, cioè, velocemente far vedere questo anteriore, che costa praticamente 30.000 euro probabilmente. Intanto, non so se vedete, è bagnato, quindi per provare una moto a 200.000 euro direi che è il momento giusto. E poi, cioè, sullo scarico di Spark, riporti in ceramica come nelle Formula 1 degli anni passati o più recentemente sulle Pagani Huayra. Ogni minimo dettaglio è curato al massimo. Ma la cosa che vorrei adesso è che viveste con me il primo ingresso in pista, l'emozione folle che suscita avere l'opportunità di una cosa del genere. Perché vi assicuro, non è un qualcosa che succede tutti i giorni. Quindi mettiamo il casco e andiamo. Siete in carico. Bene ragazzi, stiamo per entrare. Non saprei dirvi la sensazione. È un misto tra fomento, tra paura. No, vabbè. Bene, un sogno che si avvera. Mamma mia. Mamma mia. Mamma mia. Speed limiter. 200.000 euro di moto provati per la prima volta a Misano sul bagnato. Va bene così. Va bene lo stesso. Vabbè, ma di che cazzo stiamo parlando? Mamma, senti il freno motore come lavora? No, follia. Follia, follia, follia. Molto piano, molto tranquillo. Mi prude il naso. Mamma. Cioè, sembra un seamless, è impressionante, ma è follia! Ma che roba! Sto godendo come un riccio appena nato! Mamma mia! Ah, vabbè, no, io non so cosa cazzo dire. Cioè, mamma mia, se parte. Com'è?
Pazzesco. Solo che ho visto un po' dei nostri in giro. Un po' dei nostri? Sì. Uè, un po' diversa da... Follia. Sembra elettrica. L'ho detto. Ma adesso, per i meno esperti, voglio farvi vedere cosa cambia dal V4R standard, perché a un occhio poco attento potrebbe sembrare che più o meno siamo lì. E invece, ragazzi, giusto per darvi un'idea, tra il V4R e il Superbike non si può neanche usare una vite tra una moto e l'altra. Follia. Ma partiamo da reparto ciclistico. Qui abbiamo una forcella ufficiale Ohlins, impianto frenante uguale, roba folle, non voglio neanche sapere quanto costa sinceramente. Mono idem, anche quello è espressamente creato per questa moto, non ce ne sono altri uguali. Tra Superbike ad esempio, BMW e Ducati, cambia completamente la conformazione del mono. Poi il forcellone è quello che salta più all'occhio, questo scatolato in alluminio incredibile, è un'opera d'arte. Ogni cosa che guardi costa tantissimo, se non sbaglio se ci cadi sopra 1000 euro di danni. Vi faccio vedere un'altra chicca, passiamo allo scarico. Fatti espressamente per questa moto da Spark Exhaust, come vi dicevo prima hanno il riporto in ceramica per evitare, dato che la pompa della benzina passa molto vicino, di surriscaldare tutta quella zona lì. Cioè ogni minimo dettaglio curato al massimo. Sempre per parlare di ciclistica, andiamo su. Vieni, vieni Omar. Serbatoio, potrebbe sembrare che è qua, invece va tutto sotto la sella per abbassare il baricentro, abbassare i pesi e ovviamente migliorare l'handling. Poi vabbè, reparto elettronica è un qualcosa di folle. Ovviamente io non ho mai guidato una moto che ancora prima di dire mi servirebbe un attimino, devo frenare, devo usare il freno dietro per tenerla giù, ha già fatto tutto lei. Poi non sto neanche a dirvi quanto possono costare tutti i connettori aeronautici che vedete in giro, anche quelle opere d'arte. Parlando invece di ergonomia, la moto stradale è molto più comoda. Qui siamo nel racing, quindi è tutto un attimino più esasperato. Difatti abbiamo un distanziale dove va ad alzare tutta la moto davanti. Non tutta la moto davanti, è errato dirlo, diciamo la piastra, e di conseguenza anche se mi manubri, quindi si è un attimino più alti davanti. Idem per il posteriore, e in questo modo si è più puntati con il corpo verso l'anteriore. Difatti la sensazione che ho io in sella è quella di essere più sacrificato. Quando mi metto in carena faccio fatica ad appoggiare il casco, mi sento molto più incassato. Difatti stiamo lavorando molto, come vedete, sull'ergonomia, con distanziali, con gomma piume varie eccetera, per farmi sentire un po' meglio in sella, perché vi ricordiamo questa moto qui è fatta un po' per piloti piccolini, il caro Bautista, il caro Michael Ruben Rinaldi, invece noi siamo 1,82, quindi in dogazzo vogliamo andare, dobbiamo un attimino trovare dei compromessi. Per concludere vi faccio vedere il centro di comando, che è molto interessante. Guardate, abbiamo il pulsantino box, ovviamente pit limiter, LC tasto giallo launch control, e dovrò provarlo e non vedo l'ora di provarlo. Pulsante bianco, il TC, doveva cambiare il traction control. E qua è molto interessante rispetto alla moto stradale, dove ovviamente hai quello punto e basta. Qui l'ingegnere guarda i dati e poi ti dà tre modalità A, B e C, dalla più trattenuta alla meno trattenuta, per fare in modo che durante il turno vai tu a cambiare se ne hai bisogno. Ma è un'elettronica così avanzata che o fai gare di 25 giri o sessioni veramente lunghe, oppure non ne senti neanche la necessità. Qui sotto vai a cambiare il freno motore, l'ingegnere ogni volta ti dà tre proposte, anche qui, quindi un pochino di più, un pochino di meno, magari ti serve un attimino più freno motore in inserimento in una certa curva, te la dà lì e tu lo provi. Non ti piace, scali e ripassi a un'altra modalità. Idem per il power, se magari condizioni un po' strane, come vedete oggi, umidice eccetera, si parte con un power un attimino più basso, un po' più dolce, e poi si va a scalare e si cambia, poi si spinge come i draghi. La parte più goduriosa, il motore. Possiamo dire che nelle riviste specializzate gli V4S, V4R vengono fuori, che si vede 215, 213, 216 cavalli all'albero. Qui parliamo di potenza attorno a 250. Basta così. Eccolo Rovelli, la situazione caliente. E poi un'altra cosa che non vi ho detto figa, che questa moto è esattamente quella che ha provato nei primi test di Annone.
superbike. Come fatto? A Valencia mi hai violentato tu. Qua tocca a me. L'hai vista da vicino? Cioè, come ti è sembrata? Era forte. Però anche la mia non scherza, eh. No, ma infatti, cioè, io ero uscito un attimino più forte di te, ho tenuto quella velocità, tutto passato. Sì. Però, cioè, non è come lì a Valencia, no, che. No! No! Poi ho visto che la guidi meglio, sai. Meglio? Sì, la rialzi prima. Ma perché? L'S, ovviamente, la moto stradale deve essere più comodona, più tutto. Quando entri in curva, fai più fatica a farla voltare. Questa qui. Vai a mezza piega. Gira subito. Gira da paura. Bello, no? Bello, bello. Finalmente è uscito il sole, è arrivato il buon merca. Siamo pronti per andare, ragazzi. Dopo Valencia che è rimasto un po'. Sì, qua. Vorrei subito restituirgli il favore. Non diciamo cosa è successo prima. No, no, meglio di no. Meglio di no? Va bene? La ditta demolizioni ha fatturato. Io, quando ho visto la situazione, me ne sono uscito nei box, come avete visto. C'è anche il Vitali. La Reunion si sta replicando la situazione di Valencia. Si sta replicando la situazione di Valencia. Dopo devo andare a vedere i tempi. E prima di andare a vedere i tempi, andiamo con il buon Fabio Pasqualini, che è elettronico di Andrea Iannone, quindi uno che un pochino ne sa. Andiamo a capire su questa superbike cosa si può fare. Perché mi trovo meglio sul 1100 rispetto al 1000? Quando sono a massimo angolo, sì, appoggio, sì. E poi quando gli do quel dal 10% al 30%, sì, la moto mi gira sotto il ti culo. Gira, esatto. Poi giro sotto con l'elettronica, come è tarato, mi okay, si ferma e io faccio okay, il pick up, esatto, e esco fuori. Esatto. Invece con l'R non sono mai riuscito a fare questa roba qui, perché nel momento in cui facevo quello stesso movimento, mi dava la botta e invece che farmi questo, esatto, mi faceva questo. Esatto. La differenza sostanziale di questa è che comunque hai un forcellone diverso, rigidità diverse, più lungo, e quindi serve appunto a evitare che ti faccia quello che fa sull'R. Tanti si aspettano che con un superbike tu arrivi, puoi dare tutto gas perché controlli. Ma il contrario. No, in realtà no, è il contrario. La motosserie è molto più safe. Esatto. Cioè, ha molto più margine. Esatto. E questa, quello un po' a me ammazza, perché ormai sono così abituato sul fatto di sfruttare anche l'ultimo centesimo di questa moto di serie che sono lì sempre, cioè sono no. Esatto. Generalmente chi scende dalla moto di serie e sale sul superbike, la prima cosa che ti dice è quello che hai detto te, cioè la moto di serie è più smooth, è più morbida, questa invece quando arriva è nervosa e cattiva, perché perde l'abitudine, certo, a usare i super, perché la moto di serie effettivamente è fatta per un'utenza generale, dal pilota, esatto, all'amatore. Dal pilota all'amatore, e hanno creato questa cosa. Superbike è un po' più nervoso. Va bene. E basta. Controllo attivato. Vacca puttanazza. Quanto va forte. Oh, hai toccato tre cazzate. Boom. Un secondo, cioè, se andiamo avanti così, cioè, no, no. Ma sono entrato, dico, già più a mio agio, ovviamente, no, alla quercia è meglio lato per il motore. Sì. Adesso la faccio un attimino più di percorrenza, come okay, piace a me. Ragazzi, lo sapete quanto io sia impazzito negli anni scorsi per riprendere tutte le mie azioni in pista senza problemi. Finalmente Insta360 ci dà una mano, perché guardate qua, Ace Pro, non sto scherzando, non mi si è mai bloccata una volta, non ha mai avuto un problema. Qui è dove prende più vibrazioni rispetto a tutta la moto, ma è anche il punto più bello dove farvi vedere e portarvi in sella con me, oltre che ovviamente la gotta nel casco. Qui sotto vi lascio intanto tutte le impostazioni che io uso
dato che me lo chiedete sempre, e sono le migliori per chi fa questo genere di attività. E il problema, come vi ricordate, per chi mi segue da tanto tempo, era anche il posteriore, la 360, anche lì mille bug, mille casini con le altre marche. Qui schiaccio registra e non ci penso più. Quick capture, un click, parte. Teo non deve neanche star lì a dirmi fai questo, fai quello. Un click e si è a posto. Lo vedrete spesso, ve lo dirò spesso, perché finalmente siamo riusciti ad arrivare a un qualcosa che è il top come praticità, stabilità, versatilità e ovviamente una delle cose più importanti, qualità. Allora, bisognerebbe iniziare a parlare un pochino di tempi, perché di dietro stanno cercando di mettermi al più a posto possibile per la mia fisicità da fantino. La moto è stata usata tutto l'anno, come sapete, da Oettel, quindi mi trovo sempre un po' strettino e c'è un gran bel lavoro da fare per permettermi di iniziare a spingere. Ma pronti via con una gomma dura, un SC1, cioè 1.37.4. Per darvi una sorta di punto di riferimento, nel 2021, quando ho fatto il mio primo anno su Ducati con Barney, che eravamo venuti qua con le stesse condizioni, con una gomma più morbida avevo girato in 1.37.3. Quindi tanta, tanta roba. E tutti i ragazzi che avevate visto a Valencia sono anche qui. Tali, Merca, come avete visto prima, Rovelli. E già iniziamo a vedere un po' i tempi. C'è da dire che girare su una moto che non si conosce, che non si può buttare in terra senza sforzo in questi tempi, dopo un turno e mezzo, è follia. E dai dati che abbiamo visto con Fabio, dove perdo di più è nel pezzo appunto veloce, curvone e carro veloce, dove appunto giustamente se la si butta lì io devo prendere un bel biglietto per il Messico. Quindi no, adesso là si sta di nuovo riempiendo di nuvole, mi fanno molta paura. Vieni con me, Teo, che facciamo vedere. Speriamo di riuscire a fare l'ultimo turno, fare questo bel 36 e godere. Vediamo. Io mi sto un po' stufando. Di cosa? Di stare dietro? Però questa volta c'è un superbike. Il problema è dopo è tornare indietro, sai? Cioè. Sai chi sta soffrendo più di noi invece? Il nostro amico? Il signor Bob. È molto affranto. Tanto che ci diceva Malox, mica Malox, eccetera. Porto il Malox. È facile quando si è sul carro dei vincitori. Molto facile parlare. Andiamo. Che sei venuto qua a fare? Ho appena iniziato, ho fatto 100 km. L'ha detto lui, io non te l'ho detto. Sei un turista o vai in moto? Luca, fatti fare. Ma però sai cos'è? Lui a Misano va troppo noi forte. Noi arriviamo. Lui va troppo forte. Quante gare ha vinto a Misano? Una. Superbike. Dai, ma forte. Quante l'ho vinto? Un cazzo, sei una merda. Dai, giriamo col campione, dai. Che figata. Lui è l'utilizzatore vero di sta moto qua. Quanto è bella la tuta. Thank you.
Grazie, cazzo! Eri dietro pure, cazzo. Aveva la gomma nuova, ho detto è perfetto, cazzo. L'anno scorso dalla V2, quando sono salito su quella lì che ho fatto il primo test, in scalata non ci credevo, perché sembra quasi che... Sì, sembra quasi che quando scali, anche se sei un cane nelle scalate, che fai papapapapapa così, lei comunque in qualche modo... Funziona. Va. Con questa devi fare... Cioè devi farla lavorare. Io ho tutto il mio background su queste, quindi molto muove, senti, eccetera. Quella molto reattiva. Però è molto adesso... più rigida, tutto più... Quindi hai le reazioni molto più veloci. Quando arrivavo nel curvone veloce, che di solito con quella che è molto più stabile, cioè molto più mollacciosa, ti fa sentire, quello è il mio punto forte. Adesso è esattamente il contrario. Cioè arrivo là, curvone... è molto nervosa. Quando tipo esci dalle curve, se te glielo punti subito, questa si incazza. Invece piuttosto aspetti un attimo, e poi però quando glielo dai deve essere, cioè deve essere deciso. La nostra moto, secondo me, il punto forte non è tanto che gira, ma è proprio che riesce a frenare abbastanza forte. Però poi ti devi non fermare, però sì, chiaro, non puoi far percorrenza. La giri e poi li fai così. Anche la roba stupenda qual è con quella lì? Che tipo prima con la stock, quando appoggi il gas, comunque ti porta un po' verso il fuori, cioè si siede un attimino, fai sempre fatica. Questa più glielo dai, più ti va a chiudere. Senza freno dietro al manubrio io non riesco a guidare, cioè sto sempre lì ma. Questa all'inizio dicevo cazzo non ce l'ho, mi servirebbe, poi guarda due dati, basta. Io vabbè, adesso non è che ho tanta esperienza con la superbike, però in uscita il freno dietro non lo uso perché serve. Sì così da terra, quindi... Grazie mille, Doveva essere un video tranquillo della prova della moto di Go11 e tutto il resto, ma alla fine si è trasformata nella solita gaina che avete visto a Valencia. Bellissimo poi aver potuto girare e aver potuto carpire qualche segreto da Bulega, pilota ufficiale ovviamente, come ben sapete, Ducati Aruba Superbike. Incredibile. L'onboard che avete visto anche voi me lo studierò la notte, perché in questi casi si impara veramente tanto. E poi che dire, il tempo. Ho avuto la fortuna di trovare lui che usciva con gomma nuova, con un V4S. Io invece gomma usata SC0 di un po' di turni, ed è stato incredibile. 1:36,7 a 4 decimi dal mio best lap di sempre qui dentro a Misano, guidando una moto che non si poteva buttare in terra, con delle condizioni veramente proiettive, 12 gradi, freddo, la pista assolutamente non era veloce. E proprio per questo motivo i ragazzi di Goleve mi hanno detto: sai cosa c'è? Perché non veniamo a fare un altro testino, a vedere come va, mettendo una gomma un po' più morbida, provando a cercare un attimino di più il tempo, insomma cercando di spingere un attimo. E io che devo dire? Dici di no? È ovvio che dico di sì. Quindi ci vedremo non tra molto con un'altra puntata su questo mostro incredibile. Più che dire che ho goduto come un riccio appena nato, non so cos'altro si possa dire. Quindi ci vediamo presto, come al solito, gas, e ci vediamo al prossimo video.